ready for play. Non è febbre, è febbrone da cavallo, è febbrone da cavallo. Se ce la fa dire con due errori a casa sua, ad Anderson è pandemonio, ma comunque c'è l'invasione di pista. Sì, ti sentiamo Pippo, ti sentiamo, sentici anche tu. Dentro i secondi, il Monday Night Sportivo di Radio Becky. E come si dice, per la leggenda e per quali campioni. Buonasera, buonasera, buonasera amici dentro i secondi, eccoci, finalmente ci siamo, leggermente in ritardo, scusate per l'attesa, ma come si sa l'appetito viene mangiando e più si attende più il piatto è buono. E comincia una nuova esperienza per Dentro i Secondi, e Dentro i Secondi non è più solo audio, non è più solo radio, ma anche TV, quindi siamo in diretta audio e in diretta video sul canale 87 del digitale terrestre, quindi potete anche vedere i nostri bei faccioni, come potete vedere siamo qua sia io che Gringo Noise, lo studio è pieno perché abbiamo gentilmente degli amici che ci hanno aiutato a partire in questa nuova esperienza. C'è anche il nostro Valerio là dietro che magari ve lo facciamo vedere tra poco, così conoscete anche lui. Puntata ricca di ospiti, ci scusiamo anche con loro, siamo in ritardo di un quarto d'ora più o meno sulla tabella di marcia. Comunque tra poco saremo da voi con i collegamenti. Matte, come sempre, bentornato anche a te, ti vedo un po' indaffarato questa sera. Questa sera i tassi aumentano, Nick, comunque tutto bene, un saluto a tutti. Che dire, non so neanche più che numeri dire questa sera, della telefonate, dei social, comunque siamo qua, siamo qua. Come sempre andate sulle nostre pagine Instagram e Facebook per lasciarci qualche messaggio. Il cellulare di Radio Bequit, non lo so a memoria, non lo vedo in questo nuovo studio, ma ve lo daremo sicuramente a breve. Intanto è stata una settimana molto importante questa per lo sport italiano, una settimana in cui ne parleremo probabilmente anche un pochino col nostro secondo ospite, diciamo i nostri ospiti avremo tra poco Andrea Rostan, campione mondiale di corsa in montagna, campione a squadre, appena vinto in Thailandia circa un mesetto fa questo titolo, sarà con noi tra poco. A seguire nella seconda parte della puntata avremo un amico, Marco Sesia, che torna a tornarci, diciamo il preparatore atletico dei campioni. È proprio lui, il preparatore atletico dell'Union Volley, nonché di Andrea Vavassori e di tanti altri grandi atleti che si stanno ben facendo valere in questa stagione. Parleremo con lui un po' anche di queste cose qua. E io direi, visto che siamo puntualissimi, yes, partiamo con la playlist. Matte, se tu sei d'accordo, io direi che questa è Dentro i Secondi, noi cominciamo, vai! 1, 2, 3, 4! E questo era il primo brano della playlist, come sempre by Gringo Noise, la playlist del vostro Monday Night sportivo preferito. Partiamo con le nostre notizie bomba prima di andare con i nostri ospiti, perché è stato un weekend veramente super, Matte, per quanto riguarda lo sport, anche per lo sport soprattutto italiano. Si è tenuta la Coppa Davis, erano a Malaga, erano in Spagna, era una... Yes, te l'ho detto io di accendere la televisione l'altra sera, non lo sapevi neanche che c'era la Coppa Davis. Stavo allegramente mangiando, è venuta a casa mia e mi fa: oh, ma guarda che c'era, c'è la Coppa Davis, allora abbiamo attaccato la TV e effettivamente c'erano i nostri ragazzi che stavano dando battaglia. È stata una Davis un po' sfortunata da subito, Yannick Sinner e Matteo Berrettini assenti per infortunio. È stato richiamato all'ultimo Sonego, che era in spiaggia, l'hanno fatto tornare, il ragazzo di Rivoli torinese, l'hanno fatto tornare ad allenarsi, è arrivato carico come una pistola a pallettoni e ha probabilmente fatto la due giorni più bella della sua carriera tennistica. Infatti ha battuto sia Tiafoe che Shapovalov, due top 20, e ha dato praticamente una speranza ai colori italiani, che hanno rischiato di battere il Canada in semifinale, Canada che poi ieri ha dominato l'Australia e si è aggiudicato per la prima volta la Coppa Davis. Quindi bravissimi Shapovalov, Yassim, ragazzi anche loro degli anni 2000, quindi bel futuro per la
per il Canada. Tengo comunque a sottolineare che un Sonego così fa ben sperare, perché veramente ha giocato a mio avviso da primi dieci, insomma. Ma comunque ne parleremo, perché con Marco, dopo una buttatina su come stanno andando i nostri tennisti torinesi, forse andremo a farla. È ripreso intanto a pieno ormai lo sport bianco, lo sport invernale. Abbiamo ripreso con lo sci, abbiamo ripreso con lo sci di fondo, a breve ripartirà anche il biathlon. E arrivano le buone notizie per il fondo italiano. Il fondo è una specialità che sta vivendo un po' un periodo sotto tutti i profili un po' negativo, no? Insomma, pochi ascolti, poco feeling con i media, e l'Italia si affida più che altro ormai solo al nostro Pellegrino. Finora lo faceva solo nelle sprint, e invece questo weekend Matte ha portato a casa un bronzo in una 20 km, una 20 km un po' strana, ma bravissimo il nostro Pellegrino, che ha portato a casa anche a seguito di una squalifica post gara un bel bronzo. Comunque niente male per il nostro atleta, che si presenta caldissimo alla partenza di questa Coppa del Mondo. E poi volevo darti una notizia che secondo me è molto interessante, è uscita un pochino sotto traccia nei articoli delle quotidiani anche italiani di sport, e riguarda la morte di Bruce Lee. Sì, Bruce Lee, ormai siamo arrivati a 50 anni dalla morte. Finora in pratica non si sapeva di cosa fosse morto Bruce Lee. Morto a 32 anni, si è parlato di attacco di cuore, si è parlato di overdose di cocaina, si è parlato. Sostanzialmente invece la scienza ha dimostrato che Bruce Lee è morto di iponatriemia. Cioè? Sostanzialmente la incapacità del suo organismo, se ho ben capito, di espellere liquidi a sufficienza. Questo che poi l'ha portato ad avere una serie di conseguenze a catena. No, non è che non faceva la pipì, è che semplicemente lui aveva un'alimentazione molto basata sui liquidi, e pare che abbia abusato di questo, con un mix di, diciamo che fumava anche un po' di qualcosina, no? Insomma, questo ha portato comunque ad avere un edema cerebrale e tutta una serie di complicanze. Non la faccio troppo lunga, però l'articolo su Gazzetta è molto interessante, io l'ho trovato curioso da portare qua. È partita intanto anche la Coppa del Mondo di discesa, di sci alpino. Yes, senza neve, senza fiocca. Sì, è un grosso problema, perché delle gare sono state rinviate, ci sono problemi, si ha un po' di paura per le gare che dovranno essere svolte qui a Sestrier. Intanto però nel gigante, dopo delle gare di slalom e di velocità maschile, slalom femminile, velocità maschile un po' così cos'ha, nel gigante femminile molto bene Marta Bassino, che si è presentata in super forma all'inizio della prima gara a sua disposizione, un bel secondo posto. Insomma, le nostre nelle gare tecniche gigante e super G, insomma, sono sempre pronte a farsi valere. Queste più o meno erano le notizie che volevamo darvi all'inizio di questa puntata, ve le abbiamo date alle 21:29. Scaletta un po' stravolta, ma non andate via, perché noi siamo qui in video e in audio per la prima volta, e sta per arrivare il nostro primo ospite, il campione del mondo di corsa in montagna, Andrea Rostan. Dai! Eccoci che rientriamo, siamo in attesa che il nostro primo ospite Andrea Rostan si colleghi con noi, la nostra chiamata, lo stiamo attendendo. Andrea, se ci senti, clicca sul link, siamo qui pronti ad aspettare te per questa che è la prima puntata di Dentro i Secondi, sia radio che video, una puntata che abbiamo avuto qualche problemino, te lo dico per comunicazione, non gli è arrivato il link. Proviamo a rinviartelo, Andre, siamo qui che lavoriamo per te. Allora io torno a raccontare qualche notizia, perché secondo me mentre aspettiamo volevo raccontarvi di questo atleta italiano, Mattia Faraoni, che è un kickboxer anche pugile, medaglia di bronzo ai mondiali europei, che si è laureato vice campione del mondo recentemente in una specialità dove noi italiani non siamo così soliti
fare incetta di trionfi. Invece Mattia Faraoni si è appena laureato campione del mondo e vi prego di andare a vedere anche la sua pagina Instagram, perché è uno molto tosto, un bel tatuato, è uno che nei nostri elenchi di vittorie ha circa 30 titoli, 30 vittorie di cui 26 per KO, solo 4 incontri persi, in una specialità che, ripeto, non è famosissima per vedere gli italiani in vittorie. Andiamo avanti con la Coppa del Mondo di sci. Allora, mentre aspettiamo Andrea, Coppa del Mondo di sci che è partita in questi giorni, è andata molto bene per la statunitense Michaela Schifrin, che si è giudicata 3 slalom su 4 in partenza, 3 slalom su 4, l'ultimo invece e si è classificata quinta, pur essendo prima alla fine della prima manche. Io non so anche se tu sei d'accordo con me, è un periodo che ormai sono decenni che si fa l'inversione dei 30 alla fine della seconda manche. Io lo trovo un soprattutto in questo periodo dove il clima non è proprio della nostra, cioè fa sempre più caldo, c'è sempre meno neve buona, questa inversione dei 30. Beh, non è recente questa cosa, l'inversione dei 30 in slalom è da tantissimo, da tantissimo, però in quest'ultimo periodo dove la neve, dove non è più, se vogliamo, quella di 10-15 anni fa, sempre più frequente è il vedersi delle seconde manche dove chi arriva a trentesimo, ventottesimo, fa dei recuperi incredibili, perché alla Razzoli, esatto, supportate da una neve nettamente migliore, una neve che altrimenti per i primi classificati nella prima manche diventa praticamente della farina. Quindi insomma, con i nostri prossimi ospiti che avremo, dove parleremo di discipline invernali, questo sarà un tema che andremo a trattare, perché insomma mi interessa molto. Parliamo di Union Volley che continua a non andare benissimo. Purtroppo sono arrivati in questa settimana di nuovo due bei 0-3. Uno con Cuneo, un altro derby è andato male. Io vorrei proporre un tema per l'Union Volley, voglio proporlo a Marco Sesia. Secondo me il tema deve essere, ragazzi, da spogliatoio. Dimostriamo a Pinerolo che dovevano fare lo stadio. Questo deve essere il tema. Perché così, mannaggia, hanno ragione quelli che non volevano fare lo stadio. Perché porca tanto miseria. No. Dobbiamo. Le partite sono ancora molte in questo campionato. Le ultime due, io confesso, sto scherzando, non le ho viste, ma sono state partite perse male. Vorremmo proprio chiedere a Marco tra poco cosa ne pensa di questo, cosa ci può dire, se ci sono buone notizie. Io intanto direi, Matte, se per te va bene, mandiamo un pezzo, poi riproviamo col nostro amico Andrea, vediamo se riusciamo a collegarci. Intanto noi andiamo con la playlist, vai, tira sul volume. Ecco che rientriamo, siamo come sempre in diretta. Purtroppo non riusciamo a collegarci con Andrea, che mi scrive ora che ha trovato il link, quindi potremmo essere quasi pronti per parlare con lui. Regalaci un sorriso. Prima di questo, eccolo, è arrivata una. Vai con la bomba. La bomba è arrivata. Io ve lo dico, di solito noi non parliamo di calcio, però quando c'è una bomba di questo tipo che arriva dai nostri amici da casa, ecco Andrea. Ciao Andrea, come stai? Eccolo qua, Andrea Rostan, facciamogli un bel applauso al nostro campione del mondo. Eccolo, ce l'abbiamo. Allora, noi la bomba la teniamo per dopo, Matte, così teniamo un po' di acquolina. Andrea, come stai? Tutto bene? Ce l'abbiamo fatta? Ti abbiamo fatto attendere un pochino? C'era qualche problema tecnico. Sì. Ok, allora, Andrea, allora, innanzitutto sei campione del mondo. Campione del mondo corsa in montagna, hai vinto in Thailandia a inizio novembre. Raccontaci un pochino com'è andata questa esperienza, la tua convocazione post-Covid. Avevo avuto un po' paura di aver perso il tram, insomma, no? Invece tutto è andato alla grande. Raccontaci qualcosa. Ma allora, partendo dal post-Covid, in realtà è andata abbastanza bene, perché questi due anni di blocco gare sono stati un po' di transizione per me, perché nel 2020, quando si è bloccato tutto, io ero ancora abbastanza giovane per poter competere ai massimi livelli con i seniores, e 2021 è stato anche un anno di passaggio, sono cresciuto ancora fino ad arrivare in questo 2022, che è stato l'anno migliore per me, è stata una stagione, direi, abbastanza buona, sono super soddisfatto. Abbastanza buone.
e arrivando alla gara sicuramente è stata un'esperienza indimenticabile, come appunto come esperienza e come gara anche. Era un sogno che si realizzava già solo essere lì con gli altri e poter correre in un contesto così, così lontano, così diverso da casa. Certo. E poi la gara è andata anche molto, molto bene come risultato, soprattutto a squadre, magari individualmente potevo aspettarmi qualcosina di meglio. Beh, comunque, però, se non ricordo male, Andre, 17esimo individuale tu, no? Quindi sei andato. Sì, esatto, esatto. Sei andato molto bene la squadra. 17esimo ora squadre, sì, la medaglia a squadre ce la potevamo aspettare, però loro è stato veramente un buon risultato. Chiaro. Però anche come risultato individuale non mi posso lamentare, alla fine è stato il mio primo mondiale, sono ancora giovane e spero magari di crescere nei prossimi anni. Vuoi ricordarci i nomi dei tuoi tre compagni di squadra con cui ti sei laureato campione? Sì, ero con Cesare Maestri, uno del Trentino, e due valdostani, Xavier Chevrier e Henri Aymonot. Ok, loro in pratica la somma dei risultati, dei piazzamenti di voi quattro ha fatto sì che l'Italia fosse la miglior nazione corsa in montagna. Esatto. Una specialità un po' particolare, se ci puoi raccontare, un 8 km, cos'era? Molta salita, sì. Raccontaci qualcosina. Questo mondiale, diciamo, prevedeva quattro gare, la gara mia che era quella di sola salita, la tipologia che preferisco, che erano 1000 metri di dislivello su 8 km. Poi c'era la gara salita e discesa, sì, su 12 km, la gara di trail corto che era 35 km e trail lungo 80 km. La mia era appunto su questi 8 km, 1000 metri di dislivello, tutta salita, era un terreno abbastanza normale, tutto nel bosco, nella giungla in Thailandia, non molto diverso dai sentieri che abbiamo qui nelle nostre montagne. Sì, tra l'altro, cambiava. Tra l'altro, la gara in Thailandia, per esattezza, era a Chiang Mai, non so se sai dov'è. Esatto. Matte, io sono stato in viaggio di nozze. Quei sentieri normali, tipo i nostri, dice lui, sono sentieri dove in realtà, se non fai attenzione, ti cascano i serpenti in testa. Ci sono le lucertole lunghe 1,5 metri che camminano sui rami dei. Cioè, io francamente l'ho trovata un po' borderline per le mie. Ma magari voi non avete. Ma loro erano talmente forti che i serpenti. Li hanno sverniciati, gli hanno fatto fare la muta. Andrea, ascolta un po', in questo periodo invernale. Cosa stai facendo di bello a parte non so studiare, lavorare, ma come sport cosa stai facendo, come ti occupi? Sì, come sport mi sono preso più o meno un mese di riposo, più che fisico soprattutto riposo mentale, dove ho, certo, staccato completamente la spina. Noi lo chiamiamo off season in gergo, dove proprio andiamo fuori stagione e ci concediamo tutti gli sgarri che due pizzette e una birra te le sei già fatti dopo sta gara. Sì assolutamente, ma quello anche prima, anche durante l'anno non bisogna mai lasciarla perdere. La birra è un integratore naturale, esatto. La birra è un integratore naturale, quindi non ci sono problemi. Assolutamente. Com'è la tua routine di allenamento, Andre? Come fai ad allenarti? Dove vai? Che giri fai? Così magari ti veniamo dietro, proviamo. Diciamo che cambia un pochettino in base al periodo dell'anno, in base alle gare che ci saranno nei mesi a venire. Adesso giro nei boschi senza grossi obiettivi, vado anche solo camminando, qualche corsetta sulle mie montagne. E invece più si avvicina alla gara, più bisogna ovviamente aumentare i carichi e i ritmi anche. Oltre ai giri nei boschi sicuramente bisogna correre anche in piano, bisogna provare a correre anche forte in piano, oltre a qualche giro in bici, alternando d'inverno anche a sciate, sci alpinismo, oppure qualche nuotata in piscina. Chiaro. Esatto, perché il ritmo comunque a quanto pare bisogna comunque farlo sulla strada, sul piano, vero? Sì. Anche chi corre più, sì, in montagna. Nelle mie gare è importante correre forte anche in piano. E ci sono invece gare più tecniche, più ripide, dove conta di più il saper andare anche in montagna, l'alpinismo, la cosa un po' più tecnica. Chi sono i più forti nel mondo nella corsa, a parte adesso la squadra che ha vinto l'Italia, ma chi sono le nazioni di riferimento nella corsa in montagna a livello internazionale? A livello internazionale adesso sta arrivando l'Africa anche nel nostro sport. E dove ce le hanno le montagne loro? A parte il Kilimanjaro. Loro non le hanno sicuramente, magari come noi, come le nostre Alpi, però
vanno fortissimo, vanno talmente forte in piano che non si accorgono neanche di queste salite che facciamo. Certo. Ad esempio l'Uganda e il Kenya hanno veramente dominato questi mondiali ed è un buon punto di partenza. Se il nostro sport può crescere, può diventare magari un giorno sport olimpico, deve farlo anche espandendosi e facendo arrivare gente da tutto il mondo. Ecco, mi hai toccato un argomento su cui volevo appunto farti arrivare, quello delle Olimpiadi. Al momento la corsa in montagna, se non erro, non rientra nelle gare olimpiche, però c'è un progetto per il 2028 di farla rientrare. Questo, correggimi se sbaglio, questo può essere un viatico anche, che ne so, per, non dico mettere, arrivare al professionismo, però magari fare venire un po' di interessamento da parte dell'esercito, delle, insomma, delle uniformi, no? Per darvi un po' più di tranquillità e potervi quindi allenare con maggior continuità, come ad esempio succede nel fondo, nel biathlon, in tutte queste specialità dove l'arma, il corpo è un po' la sicurezza, no? Per voi atleti. Sta arrivando anche per la corsa in montagna questo? Ma allora, il discorso olimpico appunto si ragiona per il 2028, però è stata proposta come sport alle Olimpiadi del 2028, quindi è difficile che possa diventarlo, perché comunque c'è una lista di attesa di altri sport e si sta già lavorando da tanti anni. E diciamo che i gruppi sportivi militari non arruolano atleti della corsa in montagna proprio perché non è sport olimpico. Facendo il salto, diventando sport olimpico, sicuramente andrebbero a investire quasi tutti i corpi nel nostro sport, come hanno fatto ad esempio nello sci alpinismo da quando è diventato sport olimpico per Milano Cortina del 2026. Ah, questo, e tu non riesci a qualificarti? A farti... non mi fa impazzire come sport. Poi ho scelto di correre, d'inverno lavoro, quindi mi prendo un po' di pausa dalle gare. Ecco, entra qualche, non voglio farti conti in tasca, però entra qualche soldino nella tua, c'è qualche sponsorizzazione, qualcuno che vi aiuta nel che ne so, con l'attrezzatura, avete qualche sponsor? Sì, quello sì, io faccio parte del team La Sportiva, che mi garantisce tutto il supporto di materiale, abbigliamento, calzature, oltre a un supporto economico e di rimborso spese, e anche la società, comunque la mia società, l'Atletica Saluzzo, mi dà una buona mano. Chiaro. Sicuramente non basta per vivere di quello, perché certo, non basta, però grazie ad alcuni sponsor magari si può anche fare con dei buoni contratti, sperando nei prossimi anni che cresca ancora il nostro sport e quindi arriveranno. Chiaro. Ad investire anche di più. Andrea, allora noi mandiamo un brano, se tu hai un po' di pazienza, visto che ti abbiamo fatto aspettare per un'ora, ritorniamo ancora con te 5 minuti e chiudiamo la nostra bella intervista. Dai, Matte, alza volume, ritorniamo tra poco con Andrea Rostan. Eccoci che rientriamo in diretta, stiamo facendo una bella chiacchierata con il nostro amico Andrea Rostan, live from Pinasca, Valchisone, fresco campione del mondo di uphill, giusto? Uphill, giustissimo. Corsa in montagna, squadre con la nazione. Ce l'hai la maglia tricolore, la maglia arcobaleno? Ce l'hai, te l'hanno data? Arcobaleno no. No? Solo la medaglia. Ok. Allora Andre, senti, noi volevamo ancora farti un attimo, tenerti compagnia ancora qualche minuto, sei nella parte off della tua stagione. Quando riprende la stagione, cosa comporta il tuo calendario? Dove potremo seguirti? In quali gare? E come gare ricomincerò, penso verso aprile, ancora non so con quale gara di preciso. Poi a maggio ci saranno le qualifiche per il mondiale del 2023, che sarà Innsbruck a inizio giugno, un po' più e vicino. Quindi le qualifiche circa verso maggio, inizio maggio, adesso non so ancora le località esatte. Sì. E dopo il mondiale seguirò il circuito di Coppa del Mondo di corsa in montagna e le varie prove di campionati italiani. Per il resto ancora un po' da decidere, perché i calendari devono ancora tutti uscire. Ma come si svolge la Coppa del Mondo di corsa in montagna? Cioè, dove sono le tappe? Sono qui sulle Alpi? Vai tanto via? Ma ci sono tante gare qua nelle Alpi, di solito 3-4-5 in Italia, poi sì, alcune in Austria, in Svizzera, Francia e anche alcune più lontane. Ad esempio il prossimo anno mi sa che ci sarà una prova in America e
comunque qualcuna fuori dall'Europa sicuramente. E okay, ci sono in tutto circa 20-22 gare. Accidenti. Non bisogna per forza farle tutte. Ogni gara porta punti e a fine stagione si tirano le somme, si fanno i punteggi, la classifica. E però diciamo le gare scelte devono essere di squadra o quindi la squadra può, il team può cambiare di gara in gara? No, è tutto individuale, vado io dove voglio. Okay. A inizio stagione mi decido le gare che posso fare e poi valuto. Ok, Andrea, ancora una curiosità, prima parlavi di off, scherzavamo su pizza e birra e queste cose qua, ma la corsa in montagna bruci un sacco di calorie, quindi non penso che tu abbia grossi problemi a dover fare attenzione a cosa mangiare e cosa no, però immagino comunque che per una tua specialità ci sia un regime alimentare da dover tenere. Spiegaci un po' come si diventa bravi come te a correre in montagna, a parte avere un po' di genetica. Ma dal punto di vista dell'alimentazione diciamo che sono sempre stato abbastanza fortunato, un metabolismo molto veloce e assimilo tanto tutto quello che mangio. Col passare degli anni sicuramente dovrò, certo, mettere anche dei limiti a questo. Comunque adesso non ho una dieta precisa, però cerco di mangiare bene, equilibrato, okay, durante più o meno tutto l'anno. La settimana della gara, magari la gara importante, ancora meglio, faccio attenzione a quello che mangio, distribuisco bene il rapporto carboidrati, proteine, verdure, vitamine, fibre, quindi okay, cerco di fare attenzione, ma senza essere molto, senza essere seguito e senza troppa rigidità. Chi è il tuo mito? Chi è l'atleta a cui ti ispiri e poi ti lasciamo andare? È sicuramente Kilian Jornet. Ci avrei giurato, tac! abbastanza scontato, però. E Marco Olmo proprio... no? Marco Olmo no? No, lui sì, è sicuramente un grande atleta, però Kilian è certo, proprio il simbolo, certo, della corsa in montagna, dello skyrunning. Certo, certo. È ancora sulla cresta dell'onda, scusate, forse l'avete detto prima, io mi stavo perdendo in... Sì, sì, è ancora uno, cioè non l'abbiamo detto, però è ancora uno assolutamente dei più forti, direi, se non ancora il più forte, perché è ancora abbastanza giovane. Sì. Fa poche gare l'anno, ne fa 4-5, le vince quasi tutte. Ok, ok. C'è un documentario bellissimo del suo record sul Cervino, la combinazione l'ho visto poco tempo fa. Comunque Andre, grazie di essere stato con noi, è stato grazie un piacere, speriamo di riaverti qua, magari ci rivediamo di nuovo a qualche mini Olimpiade, faremo di nuovo qualche chiacchiera anche in mezzo al campo. Questo era Andrea Rostan, è stato con noi in nostra compagnia, la prima puntata di Dentro i Secondi TV, vai, andiamo con la playlist e rientriamo con Marco Sesia. Eccoci amici Dentro i Secondi, ritorniamo per l'ultima parte di questa premiere di Dentro i Secondi Video, siamo io e Gringo Noise qui nello studio ex ovale, perché adesso non è più ovale, quindi dicevo ovale, mo è rettangolare, abbiamo appena avuto il nostro primo ospite Andrea Rostan, che è stato piacevolissimo a raccontarci la sua vittoria a Chiang Mai in Thailandia, il campionato del mondo, un po' sua carriera, come sta proseguendo il periodo di off. Stiamo per entrare live col nostro nuovo ospite, ma lanciaci sta bomba, ma lanciaci sta bomba che ti sei tenuto prima. Però sai che col calcio a volte, però dai, la diciamo. Allora, la bomba è questa, andate a cercarvela se state mangiando cena, se state ascoltando noi o guardando noi, cercatevela sul Palmare, senza ovviamente cambiare canale. Mamma mia, il Palmare. Un po' boomer. Fa rima con canale, in effetti, però è un po' boomer. È un po' boomer. Cercatela sul telefono, insomma, ragazzi, si è dimessa tutto l'assetto societario della FC Juventus, compreso il presidente Agnelli. Sì ragazzi, la Juventus tornerà in Serie B la prossima stagione, non si sa ancora qualche motivo, adesso noi è arrivata grazie a Valerio che ovviamente si era un po' chiuso nel suo telefonino. Ma cosa vuol dire tornare in Serie B la prossima stagione? No, vabbè, una battutaccia, questa è chiaramente un'interpretazione di quello che sta interpretando la realtà. Ah, certo. Se si sono dimessi ci sarà un problema, no?
Beh, evidentemente questioni legali, direi, perché insomma stava andando bene, stava, cioè... andando bene? No, beh, qui rimonta, voglio dire. Sì, non... sì, sì. Poi adesso è tutto fermo, non mi sembrano questioni di campo, ecco. Mi sembrano sta a vedere che il campionato lo vince di nuovo la Roma con Mourinho. Zero titoli. Ma forza Napoli, forza Napoli. Basta, adesso basta. Ce l'abbiamo il nostro amico Marco? Basta. Ce l'abbiamo, no, Marco? Direi che qua, ragazzi, le mail sono in effetti una cosa da boomer, me ne rendo conto, però... Marco, ti stiamo attendendo... ti abbiamo mandato il link sulla tua mail, siamo in attesa del tuo collegamento. Cosa possiamo dire? Possiamo dire il nostro prossimo ospite, quello che arriverà il prossimo lunedì, sperando di poter tornare a farla in TV. Avremo un campione del mondo under 23 di ciclocross, quindi continueremo a parlare di queste gare un po' sullo sterrato. Eh sì, è proprio lui, avevamo detto che sarà qua con noi. Mi è venuto in mente anche che il grande Van der Poel, uno dei più forti ciclisti attualmente anche su strada, soprattutto su strada, noi lo seguiamo sulla strada, è ripartito la Coppa del Mondo, il circuito del ciclocross, e lui si sta facendo qualche garetta, perché il suo off dal ciclismo è farsi il ciclocross, quindi ne parleremo magari anche col nostro Avondetto. Intanto cerchiamo di capire se Marco c'è, mi dice che lui c'è, quindi andiamo a vedere un pochino come siamo con Meet, amico mio. Matteo, qualche... No. Allora, non ce l'abbiamo ancora, io direi, mettiamo un attimo un brano e poi ritorniamo. Ma io quando sicuramente... mi dice mettere un brano... Sì. Yes, questi erano i We Are Waves. Devi sapere, Nick, che venerdì ho detto dai, mi concedo una seratina torinese come ai vecchi tempi. Sono andato a Torino, sono entrato al Bla Bla e ho visto questi We Are Waves, quindi musica inedita. Stasera vi propongo musica inedita. E c'era il nostro fitness coach sul palco, in camicia, che amoreggiava con uno strumento, con un batterista. Dobbiamo chiedergli di più di questa situazione al nostro... Dai, ma non perdiamo tempo e rientriamo, che abbiamo finalmente il nostro secondo ospite. Marco, ciao, come stai? Marco Sesia. Ciao, buonasera a tutti, ciao, tutto bene, voi? Alla grande, siamo in pista. Senti Marco, allora innanzitutto grazie per essere tornato a trovarci, che ogni stagione vieni a raccontarci un po' dei tuoi successi, no? Perché possiamo dire che sono i tuoi successi, i tuoi atleti vanno sempre meglio. Noi diciamo che Dentro i Secondi porta bene, vengono qua, ma in realtà non c'entriamo un cavolo noi, è il lavoro che... questi atleti portano avanti ormai da anni, e lo portano avanti con te. Io vedo che hai una bella felpina, Union Volley Pinerolo. Cominciamo proprio da lì, dai, raccontaci qualcosa delle ragazze che stanno facendo un po' di fatica in sto periodo. Com'è la situazione lì nello spogliatoio? Ma no, la situazione è stra positiva, perché diciamo che molte di loro non hanno mai fatto questo campionato. Quindi è una bella esperienza in primis, e soprattutto perché è il campionato più bello del mondo, o almeno tutti dicono così. Sicuramente. È sicuramente una bella esperienza. C'è da dire che è un campionato difficile, perché ci sono tantissime squadre molto attrezzate, sì. Sia a livello tecnico che a livello fisico. Questo è indubbio, e senza contare poi le prime tre che hanno addirittura una doppia squadra per via delle competizioni internazionali, certo. Devono avere una rosa molto completa, ma soprattutto molto lunga. Chiaro. Quindi questo è il primo grande scoglio che noi incontriamo, e il secondo è che ogni partita per noi è una finale, quindi certo. Non è un campionato, certo. Ma sono tante finali, quindi questa è una cosa, diciamo, difficile, ma che si fa. Certo. Senti, una cosa che mi frullava per la testa questa settimana pensando a cosa chiederti è questo, cioè tu stavi giustamente dicendo molte atlete non hanno esperienza di A1, però quest'anno nel roster dell'Union Volley sono arrivate delle atlete che invece esperienze di un certo tipo ce l'hanno. Come ti approcci tu a queste atlete già formate? Cioè, un conto è piacere, sono Marco Sesia, adesso ti dico cosa si fa. A una che è una ragazza magari di 20 anni che deve essere... un conto è prendere una Greiber, prendere, sai, magari un atleta che ha già grosse esperienze, nazionale polacche, eccetera, e dirgli ti dico cosa devi fare. Esatto.
come funziona questa cosa qua? Perché in fondo anche tu forse sei la prima esperienza di A1, no? No, io l'ho già fatta. La 1 l'ho già fatta, però tornando alla tua domanda è che innanzitutto è un po' il mio metodo, nel senso che il mio metodo è entrare un po' sempre con le punte di piedi nella certo. vita, perché alla fine è così, no? Per loro è il lavoro e quindi anche di conseguenza è vita. E quindi entro sempre un po' con le punte di piedi, cerco di capire com'è la persona, quindi l'atleta, e come si approccia anche con il mio lavoro, quindi come si approccia col suo fisico e alle mie sedute, e di conseguenza, capendo un po' di cose, so anche come interagire con loro. Diciamo che quello che è capitato a me con la mia esperienza è che più si alza il livello del giocatore, più tra virgolette anche umile. E quindi sa che tutto lo staff e qualsiasi persona che collabora e lavora con lui è lì per aiutarlo, aiutarlo e fare sempre bene. Quindi sa benissimo che si deve fidare dello staff e quindi di conseguenza di me. E quindi poi ho anche due o tre trucchetti che... E dicene uno, dai, dicene uno. Tanto non ci ascolta nessuno stasera, dai. Okay. Ma no, ma principalmente... conoscendo un po' l'atleta so esattamente cosa poter proporre, se so cosa proporre direttamente a lui di conseguenza vado dritto all'obiettivo e quindi me lo conquisto, diciamo così, certo. No? È logico che se un atleta non piace fare determinate cose non vado a proporglielo sicuramente alla prima seduta o non faccio quello che è giusto far così, bisogna far così, certo. Quindi bisogna un attimo conoscere, poi pian piano posso anche andare a proporre poi quello che voglio realmente io, giustamente. E tu, glielo devo spiegare sempre bene. E tu hai cambiato un pochino la tua metodologia dalla 2 alla 1? Hai cambiato qualcosa? Hai dovuto, che ne so, aumentare i carichi di potenziamento? Qualcosa è cambiato? Allora, no, da quel punto di vista lì no. Quello che è stato difficile quest'anno rispetto all'anno scorso, cioè sono due campionati diversi, nel senso che la 2 è molto più lunga. Sì. Come campionato si gioca però sempre o di sabato o di domenica, quindi si ha una settimana completa. Invece questa 1, un po' complice anche i mondiali che hanno finito tardi, certo. E quindi la federazione, la Lega ha voluto far giocare subito tante partite. Noi domenica abbiamo giocato la nona partita di fila in più di un mese, cioè poco tanto, più di un mese in 5 tanto. Settimane. Quindi queste partite qua e giocare tanti infrasettimanali fa sì che porta tantissimi stress sia a livello fisico che psicologico anche all'atleta. E quindi è difficile anche perché non riesci a metabolizzare una sconfitta o una vittoria che 3 giorni dopo ne devi giocare un'altra partita ripartendo da zero. Quindi è difficile anche lavorare oltre che fisicamente, tecnicamente, perché... una partita dietro l'altra, non hai neanche tempo di allenarti e fare magari dei lavori che servirebbero. Chiaro. E Vale Zago come sta? Recupera? C'è quasi? Sì, sta recuperando pian piano. Lei ha sempre sofferto della parte addominale. Quest'anno era il nostro quarto anno insieme. Per me era quasi un record, nel senso che Valentina Zago non aveva mai perso neanche un amichevole con noi da quando l'allenavo io, ho sempre giocato, ho sempre fatto tutto. Lei però ha sempre sofferto negli anni passati, aveva già delle lesioni addominali che comunque aveva già curato, quindi stava bene. E quest'anno, ahimè, con queste partite ravvicinate qua, le ha un po' sofferta questa cosa qua. E vogliamo andare cauti e quindi essere... pronti quando anche lei è realmente pronta, sia dal punto di vista fisico che anche atletico, perché comunque non sembra, ma rimettersi in piedi velocemente per un atleta è anche un fattore di stress, certo. Perché comunque deve lavorare di più degli altri e quindi pian piano ma recupera. Okay. La vedremo presto in campo. Un'ultima curiosità, poi andiamo in pausa e torniamo visto che prima hai parlato di atleti umili, parliamo secondo me con uno degli atleti più umili che io conosca, che è Andrea. Sì. Ne parleremo un attimo dopo, però volevo ancora chiederti questo: cosa è successo con questa atleta che è ritornata a casa? Adesso mi sfugge anche il nome, se si può se si può sapere. Veronica. Veronica. Cosa gli è successo? Era un bel investimento quello lì, no?
e praticamente lei è andata, quest'anno ha fatto l'estate con la nazionale, e con la nazionale ha accusato un problemino fisico che subito lì sembrava un problemino, e i medici della nazionale dicono di aver fatto tutto il possibile, ma lei non era anche contenta di questa situazione che si era creata anche con la nazionale e con loro, e quindi è venuta subito a Pinerolo appena l'hanno lasciata venire, è arrivata, abbiamo provato in un mese sistemare, trovare una soluzione a questo problema, ma è stato difficile e non si è trovato questo problema realmente, e di conseguenza lei non se l'è sentita principalmente di continuare. Ha detto: io sto bene, io al 100%, non voglio continuare o iniziare una stagione con voi, e quindi diciamo che c'è stata una scelta consensuale. Di rescissione del contratto. Perfetto. Noi come società abbiamo dato tutti i mezzi possibili per lavorare, infatti lei era stracontenta, tra l'altro bene. E anche specialistiche da medici importanti, però poi lei con il suo procuratore e con la società in accordo hanno deciso di tornare a casa e cercare una soluzione a questo problema che non le permetteva di fare determinati movimenti proprio. Ok, bene, allora, fa piacere che sia consensuale questa rescissione del contratto. Marco, ce ne ascoltiamo una e rientriamo con te, parliamo un po' di Andrea e poi parliamo un po' di te, Dai. Va bene. Ecco che rientriamo, stiamo andando verso la conclusione di questa puntata. Super bello il brano questo, Gringo. Che cos'era? Ti è piaciuto? Cos'era? Erano gli Spoon con, mannaggia te che mi fai queste domande quando The Hardest Cut. Scusate, sei un balordo, sei. Allora, Marco Sesia ancora con noi, preparatore atletico dell'Union Volley di Andrea Vavassori e tantissime altre cose, che gli chiederemo quali sono i suoi progetti, i suoi obiettivi in questa 2023 ormai alle porte, ma prima una domandina d'obbligo sul nostro amico Andrea Vavassori, che quest'anno si è affacciato veramente al grandissimo tennis, e ci sta tutta questa per Andrea, perché insomma 50 in doppio, è arrivato 175 in singolare, insomma qui è successo di nuovo quel click in più, no? Raccontaci un po' la stagione di Andrea, se hai qualche segreto, no? Cosa è successo? Allora, io dico sempre di essere fortunato, perché con Andrea qualsiasi cosa propongo a lui va sempre bene. Se gli dico ci svegliamo domani mattina alle 6, meno 5, andiamo a correre, lui viene. Qualsiasi tipologia di cosa io proponga lui fa e ascolta tantissimo. Poi c'è da dire che da parte sua è che è un soldato. Certo. È proprio un soldato, nel senso che se si mette in testa una cosa la deve raggiungere ad ogni costo. Certo. Quest'anno lui ha una grande caratteristica, cosa che magari anche nella vita privata, molte persone o sul lavoro, una cosa che va storta magari butta giù le persone e non cercano di lottare. Lui invece dà ancora più grinta a questa cosa qua. È una cosa che non funziona per lui, è stimolo. È stimolo, e quindi vuole ancora più continuare a dimostrare e far vedere quanto vale. Vi racconto un aneddoto. Quando era marzo di quest'anno, lui ha avuto un problemino al gomito. Sì. Perché da gennaio a marzo aveva già giocato 80 partite, una roba come 70 o 70 accidenti, 80 partite. Accidenti. Quindi ne aveva giocate veramente tante, e ha avuto questo problema al gomito che l'ha tenuto fermo un mesetto, che ha dovuto lavorare con me, con fisioterapisti e con un ortopedico proprio importante, in modo importante. E questa cosa qua, l'80% delle persone avrebbero detto: ok, dobbiamo rallentare, dobbiamo aspettare un attimo, rimetterci in pista. Tant'è che io avevo fatto proprio con lui un programma dove magari quel torneo lì lo giocava solo in singolo, l'altro lo faceva solo in doppio, perché lui ha questa grande capacità che gioca quasi tutti i tornei singolo e doppio, e quindi questo a livello fisico è un carico importante. Chiaro. Quindi avevamo deciso di fare solo determinate partite o solo determinati tornei, e invece lui si è messo in testa: no, io voglio continuare come sto facendo,
e infatti lo prendo sempre in giro perché dico adesso ti hanno messo un gomito bionico, no? Non vale. Quindi mi manda sempre l'emoticon, sai, del braccino così, ma quello fatto di metallo, e mi ha detto no, io voglio dimostrare a tutti che chi sono veramente. Ha fatto un lavorone importante, certo, certo, siamo andati certo. Anche da specialisti in Toscana proprio per lavorare sul gomito, e adesso è migliorato moltissimo e ha concluso la stagione settimana scorsa con 127 partite, 130, cavoli, che è un record per lui, ma penso certo. Per molti altri atleti, certo. Tant'è che mi ha portato ad essere quest'anno best ranking in singolo e anche in doppio. Chiaro. E obiettivi, mi dicevi qualcosa fuori onda, io non lo dico, non so se si può dire, ma vi siete messi un obiettivo, no? Mi pare di aver capito. Certo, beh, sicuramente per il prossimo anno è almeno essere top 100, questo è quello che lui si è fissato in singolo, e che cosa che non è per niente infattibile, no. Anzi può essere un bel obiettivo. E poi quello che ti dicevo appunto prima, lui ha detto prima che le ATP Final smettano di esserci a Torino, comunque okay. Finisca il contratto con Torino, io sarò nei primi 10 di singolo al mondo e di doppio al mondo, quindi parteciperò alle ATP Final a Torino. Sì, allora io qua adesso... Mi ha detto lui, ma lui me lo dice sempre ogni giorno quando ci alleniamo. Prendo la bio, me lo segno. Due accrediti per le finals di Torino. Nick. Per vedere. Tra l'altro io ho ancora la tua pallina. Ma sì, per quello che volevo che venissi qua, perché queste telefonate, sti meet. Ma questo mi invitate la prossima volta, sì. Vi porto la pallina. Assolutamente. Ma tu quando vuoi sei di casa ormai, quando tu, vuoi. Te l'ho già detto, noi abbiamo un piano per te, tu non lo sai, ma noi abbiamo un piano. Noi dobbiamo fare un programma la domenica mattina. No, a pranzo. No, allora voi due avete un piano. Competizione con Linus. Facciamo dentro i secondi training center, facciamo una mezz'oretta di questa roba qua, perché... ma qual è il tuo sport, Marco? Cioè, tu sei un tennista o no, io ho avuto la fortuna che da piccolo mia mamma mi ha sempre fatto fare qualsiasi tipologia di sport, quindi io ho provato di tutto un po'. Poi per l'altezza, perché non sono molto alto, non mi veniva bene proprio tutto, però ho provato a fare tutto. Quindi dal nuoto alla pallavolo ho spaziato un po' in tutto. Mi venivano bene fino a un certo livello, poi quando iniziavo a contare ho deciso di fare il preparatore. Certo, certo. Però adesso cos'è che fai da solo, con gli amici? Cioè che... Adesso principalmente un po' tutto, mi cerco di mantenere in forma, diciamo quello, vado a correre sovente, ho fatto anche due maratone con Berruto, ma non le farò mai più. Nella vita no, invece la fai, perché noi stiamo raccogliendo il team per la maratona dei Marmi di Carrara a fine febbraio. Ci siamo già iscritti, costa poco, è una maratona semplice, la andiamo a fare insieme. Che problema? Io ti dico, ho fatto la maratona di Torino, sì, tra l'altro. Ma quell'ultima? L'ultima adesso? No, l'ho fatta 5-6 anni fa, okay. Non ricordo neanche bene. L'ho fatta con Mauro Berruto che mi fa, non ti preoccupare, il pettorale te lo do io. Avevamo io il 26, lui il 27, pettorale da agonisti, che penso ci hanno visto all'inizio e poi dopo 4 ore, non ci ha visto poi più nessuno. Infatti tutti si girano e dicono, no, ma quelli sono forti. Quelli no, son forti. Non siamo forti. No. Stai tranquillo, c'è un errore. Esatto. Senti Marco, stiamo purtroppo arrivando proprio alla fine della puntata, perché sono quasi le 10:30. Io mi ero preparato una cosa che secondo me è carina, ci stiamo avvicinando al Natale, panettoni, queste cose qua. Io ho visto che sulla tua pagina di Facebook, sui tuoi social, hai tirato fuori queste pillole del coach, no? Adesso non mi ricordo, le pillole del preparatore. Dacci due pillole per tenerci in forma in questo periodo, e se riesci in questi pochi minuti anche a dirci come sta andando la tua attività, se tutto ha ripreso dopo il Covid, queste cose qua. Allora, parto dalla mia attività, così poi finiamo con una pillolina. Sì? No, l'attività va molto bene, sono contento principalmente per la pallavolo e per Andrea, che stiamo lavorando veramente bene, quello mi portano via tanto tempo,
come giusto che sia. Quindi poi ho altri diversi atleti che magari vengono ad allenarsi, e quindi lavoro sempre lì a Pinerolo. Quindi va bene, sono contento, la gente ha voglia di muoversi, questo è importante, importante, certo, per la salute. Come pillole, allora, innanzitutto non mangiare tantissimo, che questa è una cosa che faccio fatica anch'io. Impossibile, quindi troviamone un'altra. Esatto, esatto. No, l'altra è cercare di, soprattutto perché magari si hanno vacanze, no? Si ha giorni liberi e tutto, di mantenersi in movimento magari tutti i giorni, non soltanto il giorno dopo aver mangiato perché ci si sente in colpa. Chiaro. Quella è una cosa importante. Non dico di andare a correre, non dico di fare cose che non si fanno tutto l'anno, ma basta una semplice passeggiata dopo pranzo o dopo cena, magari dopo pranzo, perché adesso fa buio presto, che basta già per star bene e per mettere in moto il metabolismo. Certo. Che di solito stanno tanto seduti, giustamente, e anche magari chi ha un lavoro sedentario si abbassa. Chiaro. Quindi basta veramente quella cosa lì. A me fa ridere perché quando dico questa cosa qua, poi il 26 di dicembre tutti i telegiornali intervistano gente che va a correre al parco. Certo, no? Giusto. Non ho mangiato niente, ho mangiato il giusto, ma sto correndo perché fa figo correre il 26 di dicembre, no? Chiaro. In realtà basta mantenersi leggermente in forma, quindi basta camminare, basta muoversi, non è che servono grandi cose. È importante mantenere quello tutto l'anno, però, perché alla fine Natale, le feste sono una settimana, 10 giorni, però è tutto il resto dell'anno che è importante lavorare e camminare. Okay. E muoversi e fare, quindi tutto qualcosa di aerobico, comunque è la cosa principale. Si parte da lì. Sì, sì, sì. Ok, sì, sì, sì. Marco, noi ti ringraziamo, ti chiediamo scusa, ti abbiamo fatto attendere, è sempre piacevolissimo far 4 chiacchiere con te, in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo, ci vedremo sicuramente nel 2023, ti romperemo di nuovo le scatole, ok? Grazie, grazie a tutti, è stato un piacere anche per me, buona fortuna allora per la televisione. Grazie, per tutto quello che grande. Ne abbiamo bisogno, grazie. Buone vacanze, anche se è un po' presto, ma ci sentiamo sicuramente 2023, sicuramente ancora con Marco Sesia. Grazie tante, buon proseguimento, andiamo in playlist, ritorniamo per i saluti velocissimi, Matte, così diciamo chi c'è. Grazie Marco Sesia. Eccoci, Gringo, che rientriamo per l'ultimo momento di questa prima nuova esperienza. Intanto, ragazzi, se avete avuto modo di vederci, di ascoltarci, dateci due feedback su come siamo andati in questa prima puntata in video. Grazie ad Andrea Rostan e grazie a Marco Sesia per la loro disponibilità. Ma chiudiamo con un'altra chicca, ci siamo? No, non ci siamo, non ci siamo, a meno che non l'abbiamo messo qua. Vai. No, no, non ci siamo, non ci siamo. Tu parla un attimo. Allora, io parlo per dire che la prossima settimana, come accennavo prima, avremo un altro campione del mondo che verrà qui da noi a Dentro i Secondi per parlarci della sua esperienza, della sua attività, e forse un'altra chicca prima di andare un attimo in pausa, perché il 12 dicembre, vi anticipiamo, non saremo in onda. Quindi insomma ci prepariamo per arrivare a fine anno con i nostri grandi ospiti. Intanto vediamo se riusciamo a recuperare l'ultimo ospite telefonico, vediamo che il Gringo sta saltando da una parte all'altra di sto studio, ha fatto 250 km, sento che squilla, forse ci siamo. Pronto? Abbiamo l'ultimo ospite? Niente, non riusciamo a tirare sulla linea. Allora guardate, visto che è andata così, è il bello della diretta, ragazzi, noi vi salutiamo, ritorniamo la prossima settimana con un altro campione del mondo. Questo è Dentro i Secondi, noi vi salutiamo, ciao a tutti, buona settimana, ciao.